È importante che fin dalla più tenera età si impari a risparmiare a livello energetico e a capire quale possa essere il ruolo fondamentale di una centrale a recupero totale come quella di San Zeno. Il concetto di zero spreco, da sempre portato avanti da AISA, oggi si integra con quello dell'arte, del riciclo, ma anche dell'inclusione. Cerchiamo di capire allora come. Alcuni comportamenti virtuosi si imparano, prima si imparano e meglio è. L'importanza poi dei ragazzi in casa è fondamentale, sono loro spesso che dettano determinati comportamenti o che ricordano ai genitori come ci si deve comportare. Ridurre il consumo alimentare, ma soprattutto oggi ridurre il consumo energetico. Quindi ridurre il consumo energetico come? Con il comportamento di tutti i giorni? Dove? In cucina. Allora ci dica un po' questo decalogo del risparmio energetico in cucina. È vera la storia della pasta che la dobbiamo buttare prima che l'acqua bolla? Diciamo di sì, questo diciamo che è un qualche cosa che i nostri amici chef ci denigreranno subito, però dal punto di vista energetico è corretto, ma noi abbiamo anche un sacco di idee diverse per poter riuscire a risparmiare sempre cuocendo addirittura con meno energia della pasta chiusa con il coperchio. Per esempio utilizzare il microonde oppure utilizzare, come diceva Marzio Lasagni, infornare e cucinare dentro la lavastoviglie che a pieno carico può essere utilizzata benissimo come un elettrodomestico per cucinare. Incredibile ma vero. Cucina a vapore in quel caso? Cucina a bassa temperatura, esatto, quindi zero spreco e anche da un punto di vista della conservazione è ottima perché poi addirittura porta anche al sottovuoto. Ai bambini invece che cosa si racconta, che cosa si insegna? Si racconta che non devono sprecare perché in quello che noi sprechiamo spesso e volentieri ci sono le cose più preziose, ad esempio le bucce ricche di vitamine e loro mangiando di tutto e soprattutto anche il pane che può essere tostato possono riuscire a trovare energia, entusiasmo e fantasia da applicare in cucina per non sprecare. E all'interno del Palazzo di Fraternita gli ultimi due giorni di Colorarte, un'iniziativa di Toscanabile quando l'arte si incontra con il riuso e con l'inclusione. Una serie di oggetti che sono qui in mostra sono state ottenute dal lavoro e dall'impegno e dal divertimento anche dei nostri associati nel nostro laboratorio creativo Amico Lab che trasforma oggetti altrimenti destinati al macero e li rende oggetti artistici per dargli nuova vita e nuova valenza. Questo laboratorio quanti ragazzi coinvolge? Ha coinvolto circa dai 6, 7, a tratti anche 8 ragazzi che si sono alternati per dare vita e riuso quindi a degli oggetti diciamo, abbandonati in qualche cantina che qualche amica ci ha chiesto appunto di ridargli nuova vita perché abbandonati o nella taverna o dimenticati in qualche soffitta. Ecco. Ricreare una sedia, una lampada. Li ha fatti sentire importanti, soprattutto poi quando hanno visto dove abbiamo fatto la mostra, il luogo, l'importanza. Questi oggetti sono oggetti di riciclo che hanno anche una storia particolare. Lei mi diceva alcuni provengono da passeggiate in riva al fiume, altri sono storie di famiglia. Sì, alcuni. Per esempio c'è un bellissimo ramo da centro tavola che abbiamo raccolto lungo una passeggiata sulla Chiana, la sua base viene da un'altra passeggiata in un bagnasciuga di Castiglione della Pescaia, c'è una sedia del 1968 della nonna Angiolina a cui abbiamo ridato vita, delle sedie di una taverna, quindi sono oggetti di molti anni fa che sono ritornati in vita, a nuova vita, sì. Questo laboratorio come andrà avanti, con quale cadenza e quale sarà, insomma, come guardate al futuro? Lo guardiamo sicuramente in maniera positiva, soprattutto dalla parte dei ragazzi che hanno un entusiasmo incredibile, non vedono l'ora di poter continuare. L'idea è questo è stato una specie di test. Ci siamo resi conto che gli oggetti sono piaciuti molto, alcuni sono già stati ceduti, alcuni purtroppo, dico purtroppo perché ci siamo affezionati agli oggetti, non ci sono più, qualche turista straniero se l'è voluto portare già via e quindi andremo avanti il prossimo anno
Siamo alla ricerca di locali dove poter stare, questo sì, perché purtroppo ci siamo un po' arrangiati a casa di qualcuno e dei locali che ci hanno prestato, ma ancora non abbiamo trovato un locale dove una sede vera e propria. La strada dell'arte segnata. Assolutamente sì.